Presidente, è proprio il caso di dirlo, una vittoria annunciata ma senz'altro che dà molta soddisfazione. Un onere sicuramente perché ci sono grandi aspettative in provincia. Sì, io vorrei tranquillizzare soprattutto gli abitanti delle valli che non ci saranno stravolgimenti. So che durante la campagna elettorale sono state raccontate un sacco di maldicenze. Io sono un fervente assertore della provincia in quanto unità di tutti i bergamaschi. Non esistono i bergamaschi delle valli e i bergamaschi di pianura. Ciascuno ha i propri problemi, ciascuno ha le proprie caratteristiche, ma credo che sia ora di sfatare questa rivalità che c'è soltanto nelle barzellette. Un dato prettamente politico, un'alleanza che ha pagato questa tra PDL e Lega. Sì, nessuno dei due sarebbe arrivato, anzi dei tre, bisogna ricordare che ci sono anche i pensionati, con un piccolo contributo ma forse importante. Siamo già, credo, al 60% in questi momenti. Nessuno dei due, né chi ha preso più voti, che è la Lega, né chi ne ha presi leggermente di meno perché è penalizzato dal presidente uscente che ha voluto giocare in proprio, credo sbagliando, soprattutto non pensando al bene dei cittadini, ma nessuno dei due sarebbe arrivato dove siamo arrivati senza l'altro, quindi parità completa di autonomia e di poteri all'interno della giunta che faremo insieme molto presto. Con giochi fatti si sente di rassicurare in parte Bettoni su quella che era il suo timore, la discontinuità diciamo sull'operato fatto, su quello che di buono ha senz'altro fatto. Ma credo che sia da rassicurare i bergamaschi, non Bettoni. Bettoni è quello che dice di aver fatto tante cose che ha fatto saranno mantenute, alcune cose saranno forse migliorate, altre saranno probabilmente eliminate se verifichiamo per esempio che le società partecipate non portano dei benefici ai cittadini, perché tenerle?